coach Enrico Mazzola, arrivano tre punti importantissimi, pesanti, qui a Soverato per il suo Millennium Brescia, che rimane nei piani alti di questa classifica. Una vittoria per 3-1, avete reagito bene a quel primo set in cui eravate avanti 19-23, l'avete persa al photo finish. Sì, complimenti alle mie ragazze. La partita che sapevo sarebbe stata così, perché il campo di Soverato è un campo difficilissimo. Soverato è in un periodo di crisi, diciamo che ha inanellato un po' di sconfitte, ma non di brutte prestazioni. Quindi sapevo che la partita sarebbe stata molto complicata qua da loro, e quindi era necessario fare un'ottima prestazione. Abbiamo fatto veramente una buona prestazione, soprattutto in fase di contrattacco. Abbiamo toccato tantissimo i palloni dei due attaccanti principali, Gray e McMahon, e subito all'inizio anche Murato qualche primo tempo. Quindi io direi che la partita è stata interpretata dalle ragazze molto molto bene. Un Brescia che non si è disunito in una fase difficile del terzo set, dove era sotto 17-11, la squadra però è rimasta calma, ha continuato a giocare, è riuscita a rimontare e chiudere al photo finish il parziale. Forse quello è stato il set chiave, perché poi andando avanti 2-1 anche mentalmente la partita è girata. Ha detto tutto giusto. Dobbiamo imparare però a gestire meglio le varie situazioni della partita. Se quella situazione della partita lì l'abbiamo gestita molto bene, cioè la fase di recupero, siamo rimasti calmi e siamo riusciti nel nostro intento di recuperare, ma molte volte non è già la seconda o terza volta che non riusciamo a gestire alcuni vantaggi, e questo è grave in partite difficili come queste. Questa volta Soverato ce l'ha perdonato, altre volte non dobbiamo più sbagliarlo. Arriva con oggi la nona vittoria consecutiva, se non erro, per Brescia. Dove può arrivare questa squadra? Sinceramente non ci eravamo posti nessun tipo di obiettivo di classifica, primo posto, cose del genere. Noi giochiamo ogni partita con questa intensità. La mia richiesta con le ragazze è stata quella di giocare ogni singola partita con il massimo dell'intensità agonistica possibile. Poi indubbiamente stiamo lavorando bene in palestra, purtroppo questi ritmi di campionato non ci permettono di allenarci molto, e allora ci dobbiamo limitare molte volte, ad esempio nei prossimi 15 giorni, a fare un lavoro prettamente tattico in preparazione solo del prossimo avversario. Adesso noi da domani cominceremo già a lavorare per Cuneo. Coach Barbieri, arriva la terza sconfitta consecutiva per il Volley Soverato, che cede 3-1 in casa al Millennium Brescia. Una partita altalenante, rocambolesca per certi versi, un Soverato che recupera da 19-23 nel primo set, vince e va a condurre 1-0, poi si fa rimontare nel terzo avanti 17-11, si fa rimontare e poi chiude nel quarto in affanno. Sì, no, fino a 17-11 del terzo set penso che sia stato un ottimo incontro. Abbiamo giocato bene, il secondo set hanno vinto loro, però lì eravamo in partita. Da quel punto devo dire che veramente è entrato una situazione psicologica e fisica anche, perché devo dire che abbiamo avuto veramente un crollo esponenziale da quel momento, ecco, perciò sicuramente fino lì avevamo fatto bene, c'era rammarico per il terzo set che sembrava già in dirittura d'arrivo, però complimenti a loro che non hanno mollato, ecco. Come ho detto, è una componente sia psicologica, che adesso in questi momenti decisivi stiamo un po' pagando, ne è evidente il primo set, e devo dire che loro hanno avuto una tenuta fisica sulle azioni di continuità importante, perché si sono giocate azioni lunghe, devo dire che il quarto set li hanno vinte tutte loro, perciò questo è merito loro. Soverato che probabilmente in questo periodo del campionato paga anche questa tra virgolette ansia da risultato, il dover ricominciare a vincere avendo inanellato praticamente 6 sconfitte nelle ultime 8 partite. Sì, diciamo che fisicamente non stiamo benissimo, ecco, abbiamo qualche acciacco che dobbiamo condividere, e in più è innegabile che queste prestazioni non all'altezza, o comunque questi finali set non all'altezza, un attimino a livello psicologico ci hanno condizionato. Però dobbiamo continuare a lavorare, perché lo sappiamo che questo è un campionato che poi si decide ai playoff, perciò è lì che dovevamo arrivare in forma, una forma fisica ottimale e tecnica. Certo che, logico, qualche sconfitta di troppo non fa bene al morale, però dobbiamo tenere duro, rimanere tranquilli, e come abbiamo fatto poi un ottimo girone d'andata, basta magari una vittoria, un set in più vinto per ritrovare il nostro morale, che sicuramente ritroveremo nei prossimi match.